Da questo punto di vista direi che sull'accertamento di conformità non sento grandi necessità di approfondimenti. L'articolo 209 della legge 65 ci dice che l'accertamento di conformità presuppone che l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso e al momento della presentazione della domanda. Insomma, siamo su un terreno noto a tutti noi, frutto della scelta del legislatore già della 4785, l'articolo 13, cioè l'accertamento di conformità, vale a dire la sanatoria a regime e la sanatoria ordinaria, presuppone che ci sia soltanto un abuso formale sostanzialmente. Non ci deve essere un abuso sostanziale, nel senso che l'opera che io ho realizzato l'ho realizzata senza titolo, e quindi c'è il profilo abusivo violando il titolo, ma è conforme alla disciplina normativa, sia alla disciplina di piano, alla disciplina urbanistica edilizia, sia riferita al momento in cui ho fatto l'opera, sia riferita al momento in cui chiedo la sanatoria. Questa è la grande distinzione rispetto alla sanatoria straordinaria, in primo luogo, cioè al condono edilizio, che è una cosa diversa, perché è un intervento di sanatoria straordinaria che il legislatore statale talvolta ha fatto, speriamo non lo faccia più, e che consente di sanare invece degli abusi sostanziali, cioè abusi che io ho fatto non solo violando, nel senso non avendo il titolo edilizio per realizzare l'opera, ma in contrasto con la disciplina, seppur con dei limiti, insomma, in contrasto con la disciplina urbanistica edilizia relativa al momento della realizzazione dell'opera. Da altro punto di qui, viceversa, la sanatoria ordinaria, ripeto, la sanatoria al regime, l'accertamento di conformità, presuppone la doppia conformità. Da questo punto di vista, terzo punto, lo schema è diverso da quella che va storicamente sotto il nome di sanatoria giurisprudenziale. Che cos'era la sanatoria giurisprudenziale? La sanatoria giurisprudenziale era quella sanatoria che fu elaborata dalla giurisprudenza prima dell'articolo 13 della 4785 e in cui il giudice amministrativo, credo con qualche sensatezza dal suo punto di vista, disse che sulla base dei principi sanare un qualche cosa vuol dire affermarne la legittimità in quanto sia conforme alla disciplina al momento in cui sana. Quindi la sanatoria giurisprudenziale, diversamente dalla sanatoria al regime, diversamente ancor più ovviamente dalla sanatoria straordinaria, presupponeva una conformità soltanto riferita al momento in cui si chiedeva la sanatoria. Qual è il ragionamento della giurisprudenza? Che in sostanza fosse addirittura il codice della donanza plenaria nel 74, quando fu, disse sarebbe aberrante mettere sullo stesso piano un'opera che è stata realizzata abusivamente ma che adesso è conforme alla disciplina di piano rispetto ad una che invece continua a non essere conforme alla disciplina di piano, e quindi ritenere che tutte e due siano abusive. D'altra parte, diceva ancora la giurisprudenza, se la sanzione edilizia è una sanzione ripristinatoria, non la si può applicare ad una res licita, a un qualcosa che intanto è divenuto lecito. Tutto questo benissimo da un punto di vista storico per ricordarcelo, ma il legislatore ormai lo ha totalmente espunto dal sistema. La sanatoria giurisprudenziale, cioè la sanatoria fatta rispetto ad un'opera che è legittima soltanto rispetto al momento di arrivo, non è più ammessa dal nostro sistema. Questo ce lo ha detto con una chiarezza cristallina la Corte Costituzionale nella sentenza 101 del 2013, che noi conosciamo bene, perché nasce da una vicenda toscana in cui sostanzialmente la regione in materia sismica, se non erro, aveva introdotto una sorta di sanatoria giurisprudenziale a rovescio, cioè in cui quello a cui si guardava era la conformità non tanto del punto di arrivo, ma del punto di partenza. Cioè bisognava che l'opera fosse conforme alla normativa sismica al momento della sua realizzazione. La Corte Costituzionale nella sentenza 101 del 2013 dice in maniera chiara ed incontrovertibile che costituisce un principio generale della legislazione statale non derogabile dalle norme regionali, quello della doppia conformità. Quindi allora, ricapitolando, ci sono state le sanatorie straordinarie, c'è la sanatoria al regime, che è quella che presuppone la doppia conformità, non c'è più la sanatoria giurisprudenziale come sanatoria che consentisse di sanare invece l'opera in quanto legittima soltanto rispetto al cosiddetto dies ad quem, insomma al momento di arrivo. Quindi allora ecco necessità della doppia conformità.
Teniamo conto, tra l'altro, che la sanatoria, cioè il procuratore se n'è andato da molto tempo, ma ce lo ricordiamo sempre, è sempre lì che in qualche modo aleggia, e non ci dimentichiamo che la sanatoria giurisprudenziale comunque, come dire, poteva sanare il profilo amministrativo, ma non sanava quello penale. Quindi, voglio dire, quando ci mettiamo su, ora ripeto, l'elaborazione storica della giurisprudenza la difendo, ma dopo l'articolo 13 della legge 47-85 è bene mettersi sulla strada netta e pulita che è quella della sanatoria con la base, sulla base della doppia conformità. Che altro c'è da dire sulla, andando proprio a una rapidissima carrellata sull'articolo 209? Il profilo paesaggistico, vabbè, insomma, ma sono cose che conosciamo tutti, non c'è. Ah, forse ecco, l'unico aspetto, è stato chiarito un aspetto che era abbastanza controverso nella legge precedente, cioè il profilo di che cosa succedesse nel corso di termine dopo la richiesta di sanatoria, e cioè si è chiarito che nel corso di termine per l'adozione, così come è previsto la norma, la domanda si intende respinta. Non so se vi ricordate, ma la legge 1 del 2005, facendo un piccolo lapsus calami, spero, errore della penna, diceva che la domanda era rifiutata, ma il silenzio rifiuto in diritto amministrativo, il geometra poi ce lo ricorda ancora perché in un altro convegno mi è capitato di dettarlo su questo profilo. Silenzio rifiuto in diritto amministrativo non vuol dire respingere, ma vuol dire stare zitto, vuol dire non dire niente. Quindi c'era il dubbio se nella vecchia normativa cosa volesse dire quel silenzio rifiuto, se fosse un inadempimento, cioè un non rispondere. Adesso il legislatore regionale, adeguandosi alla norma statale, dice con estrema chiarezza che nel corso di tempo la domanda è respinta, quindi è un vero e proprio diniego di sanatoria. Devo dire che la Toscana, facendo qualche piccolo sforzo interpretativo, aveva detto che forse era un silenzio diniego anche quello precedente, forse proprio su punta di penna non era così, ma insomma avevamo fatto lo sforzo di capire lei cosa voleva essere detto. Io trasferirei subito, perché c'è terreno molto più fertile, molto più interessante, anche se andrò rapido pur su esso, in relazione agli articoli 207 e 208, queste sanzioni previste dalla legislazione regionale e che presentano degli aspetti, perlomeno a prima lettura, come dire, che necessitano di un inquadramento un pochino più attento. Tralascio un primo aspetto, il quarto comma che pure dell'articolo 107, che pure ha un'importanza molto significativa, ma ci tornerò dopo, cioè gli immobili ante 67 nei centri, fuori dei centri storici, ci tornerò dopo. Partiamo da un'impostazione di sistema, visto che appunto devo fare rapidamente. Le sanzioni edilizie, lo sappiamo tutti, sono di vario tipo e hanno al centro il profilo demolitorio, cioè la sanzione per le violazioni più gravi, secondo come sono parametrate dalla legge, prevedono la sanzione amministrativa, diciamo la sanzione edilizia, che non c'entra con quello di cui parlava il procuratore stamani, che era la demolizione come sanzione collegata al procedimento giurisdizionale penale. Qui parliamo della sanzione edilizia demolitoria. La legge statale e la legge regionale pure prevedono i casi nei quali, a fronte di un'opera realizzata per esempio senza il permesso di costruire, la sanzione è la sanzione della demolizione. Come è stata ricostruita, come è stata sentita, come è stata valutata dalla dottrina e dalla giurisprudenza la sanzione demolitoria? Si è sempre detto che la sanzione demolitoria, o perlomeno l'orientamento prevalente, è che questa sanzione è una sanzione che non ha una volontà afflittiva, punitiva, ma ha una natura di tipo ripristinatorio. Possono sembrare un po' delle sofisticherie dei giuristi, ma che cosa vuol dire? Vuol dire in sostanza che ciò a cui ha interesse l'ordinamento è alla eliminazione dell'opera abusiva. L'opera abusiva deve essere eliminata perché deve essere ripristinato il corretto assetto del territorio, che è il valore giuridico che l'ordinamento vuole tutelare con la disciplina urbanistica edilizia. È tanto vero questo che addirittura questo lo si dice, perlomeno nell'impostazione prevalente, anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie sostitutive, anche quelle si dice sono ripristinatorie, e ne derivano a regime tutta una serie di conseguenze molto interessanti che non ho tempo qui di illustrare. Se questo è vero, l'orientamento direi prevalente della giurisprudenza è nel senso
che la demolizione è una sanzione, come dire, vincolata, è una sanzione sostanzialmente automatica. Cioè, se tu hai commesso un abuso che è punito dalla legge con la demolizione, l'autorità amministrativa deve erogare la demolizione. Non ci sono valutazioni particolari da fare in ordine all'erogazione di questa sanzione. Non si può nascondere che esiste un orientamento giurisprudenziale minoritario, ma pur tuttavia presente nella nostra giurisprudenza, che fa un ragionamento leggermente diverso. E cioè dice, ma se è decorso un tempo molto consistente dalla realizzazione dell'opera, non è che si è creato un affidamento del soggetto, diciamo, titolare dell'opera abusiva e che in qualche modo si sia un po' affievolito l'interesse di Cristo. Non è che in qualche modo bisogna valorizzare anche l'affidamento di colui il quale. Allora, se si parte dalla impostazione prevalente della natura ripristinatoria, non c'è nessun affidamento da tutelare. L'illecito è un illecito permanente, anzi, ringrazi Dio che hai goduto dell'opera abusiva per lungo tempo, non c'è nessun affidamento legittimo perché in qualche modo, come dire, sei in una situazione di illegittimità. Però i due orientamenti in qualche modo coesistono. E cioè, ripeto, esiste anche un ordinamento minoritario che invece dice che cosa? Ecco, vediamolo più precisamente. Che il lungo decorso del termine determinerebbe che la sanzione demolitoria non è più automatica, ma che, essendo decorso un lungo lasso di tempo dalla realizzazione dell'opera, la demolizione deve essere realizzata solo se in quanto ci sia una valutazione da parte dell'ufficio pubblico della permanenza di un interesse alla demolizione. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che invece si potrebbe arrivare a dire che l'interesse prevalente è quello alla conservazione dell'opera. Io non ne ho certezza, perché contrariamente magari all'architetto Paoli, l'avvocato Amante, cioè non ho come dire, studio queste norme da giudice, quindi diciamo leggendole sulla gazzetta ufficiale, non ho partecipato alle parti. Ho l'impressione, però, credo di non sbagliare, che gli articoli che stiamo commentando nascano da questa giurisprudenza, cioè prendano spunto da questa giurisprudenza. E cioè il legislatore toscano che cosa dice? Dice, ma insomma, se gli abusi di cui stiamo parlando sono o addirittura anteriori al 1 settembre 67, cioè prima della legge Ponte, per opere realizzate nei centri abitati, poi torneremo su questo aspetto, oppure sono comunque anteriori al marzo dell'85, e quindi prima dell'entrata in vigore della legge 47, quindi sono collocati temporalmente in un tempo molto lontano, questo fatto determina da solo la trasformazione della sanzione demolitoria da sanzione vincolata, ci sono i presupposti, ergo demolisco, in sanzione discrezionale. E cioè l'amministrazione, prima di procedere ad ordinare la demolizione, deve valutare se, come dice la norma, persista, quindi ci sia un interesse pubblico, la sussistenza dell'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica violata mediante rimessione in pristino. Allora, il primo profilo grosso, enorme, da un punto di vista giuridico è questo. Si passa dalla demolizione come attività vincolata dell'amministrazione alla demolizione come attività discrezionale dell'amministrazione. Questo da un punto di vista, qui so che ci sono anche molti tecnici dell'amministrazione, cambia per esempio tutto il meccanismo procedimentale dell'amministrazione, perché se attività non più doverosa e vincolata ma discrezionale, ci sarà un obbligo motivazionale particolare, ci sarà un obbligo di garantire la partecipazione degli interessati, che possono dire la loro, che spiegano che interessi si sono radicati sull'opera abusiva, in modo che l'amministrazione, valutata tutta la situazione, tutti gli interessi coinvolti, faccia questa valutazione se prevale l'interesse al ripristino o se invece l'opera è giusto che rimanga lì. Quindi per queste vecchie opere si realizza un passaggio da una demolizione vincolata ad una demolizione discrezionale. Allora, ipotizziamo che l'amministrazione valuti che l'interesse alla demolizione non c'è più. È chiaro che se l'amministrazione valuta che l'interesse alla demolizione c'è, ha fatto una valutazione in più, ma non è cambiato niente rispetto